Non sono sporco di dentifricio, vero? No. Ok, allora, salve a tutti. Lo sto facendo davvero, sto ricominciando a fare video sul canale dopo tanto che non li facevo. Mi ero bloccato, non sapevo perché. Ogni giorno volevo fare un video nuovo, un video diverso, caricarlo, ma non ci riuscivo. Ma stavolta ho detto no, supererò questa cosa e incomincerò di nuovo a fare video, perché questo è quello che mi piace, questo è quello che voglio fare. Quindi si riapre il canale, wow! Ok, in questo video risponderò alle domande che mi avete fatto su Facebook. Quindi incominciamo. Simona chiede: quando hai iniziato a fare video ti prendevano in giro? Se sì, cosa rispondevi? Mi saluti? Ciao Simona! Allora, sì, quando una persona carica video su YouTube o comunque fa qualcosa che riguarda il sociale, si deve sempre riguardare sul lato che potresti piacere a tante persone, ma come anche molte persone potrebbero insultarti. Sì, a me insultano, ma sinceramente se a te una cosa piace, si fa, senza dare peso alle critiche altrui. Se sì, cosa rispondevi? Io non rispondevo, li ignoravo direttamente, perché questa è l'arma più potente, ignorare. Barbara chiede: colore preferito? Il mio colore preferito è il nero e il bianco. Che lavoro vuoi fare? Sempre Barbara. Non lo so ancora, sono piccolo. Salutami, ciao Barbara amore. Usufruisco di questa domanda che mi ha fatto Barbara per dirvi che lei ha un canale e che il link lo lascio qua sotto, quindi voi potete andare a guardare i video di Barbara che sono molto carini. Lei è una bella bella ragazza, quindi andate a guardare. Mirka chiede: gruppo preferito? Allora, ci sono vari gruppi preferiti, ma uno dei più... sì, il mio preferito sono gli Amarant, che è un gruppo Metallica, pop, cioè molto carino, quindi sì, mi piace. Giorgia chiede: la città in cui ti piacerebbe vivere è perché? Salutami, grazie. Ciao Giorgia. La città in cui mi piacerebbe vivere, sinceramente non c'è una città preferita, ma io sono attratto molto dall'orientale, dall'Asia, da tutto quello che appartiene appunto all'Asia. Quindi mi piacerebbe molto vivere in una città del Giappone, per esempio Tokyo. Allora, Tokyo sì. Aida chiede: la cosa più bella che ti è capitata nella tua vita? Salutami, ciao Aida. Allora, la cosa più bella che mi è capitata nella mia vita, non lo so, magari avere delle persone che mi supportano nonostante quello che io faccio. Alcune persone, i miei amici, mi supportano nonostante io quello che, cioè qualsiasi cosa faccio, loro mi supportano, quindi questo è di grande aiuto. Perché qualsiasi cazzata io faccio, qualsiasi cretinata, loro mi supportano, perché dicono: se per te va bene, anche per noi va bene, quindi noi ti supportiamo. E quindi questo è, secondo me, la miglior cosa che finora mi sia mai capitata. Emiliana chiede: il tuo cantante preferito? Salutami. Ciao Emiliana. Allora, non c'è un cantante preferito, bensì ce ne sono tanti tanti tanti. Allora, incominciamo con Katy Perry. Katy Perry è stato il mio primo idolo, il mio primo concerto è stato di Katy Perry. Invece poi c'è Mika, che è Mika sempre uno dei miei primi idoli, sono andato sempre al suo concerto, il mio secondo concerto infatti è stato di Mika. E poi mi piacciono anche le No Frill Twins, che state vedendo per ora qua dietro nel green screen. Mi piace molto come fanno il loro stile, insomma fanno cover nel loro stile, a me piace molto questo stile. Poi mi piace anche molto Melanie Martinez e Troye Sivan. Niente, sono stili molto diversi, però diciamo che a me piacciono tutti questi stili. Marti chiede: amo i tuoi capelli e come mai hai deciso di fare video? Salutami, ciao Marti. Grazie innanzitutto. Come ho deciso di fare video? Allora, è sempre stata la mia passione, non lo so. Mi è sempre piaciuto filmarmi quando facevo delle cose. Io mi ricordo da piccolo, per esempio, prendevo la videocamera di mio padre e mi filmavo mentre che tipo andavo per le campagne con i miei cugini e costruivamo tipo le capanne con i legnetti, le cose. Io facevo tipo il documentario e niente.
Giorgia chiede, raccontaci del tuo primo bacio. Saluto, ciao Giorgia. Allora, il mio primo bacio, tipo qualche mese fa, è una storia abbastanza scema, insomma. Io e questa persona eravamo sotto una scalinata, visto che da tanto che ci conoscevamo, comunque era anche da tanto che non ci vedevamo, finalmente ci eravamo visti, e poi tipo io mi sono avvicinata e ci siamo baciati, boom, e niente. Comunque, Lucia chiede, ragazza perfetta, mi saluti, ciao Lucia, una ragazza perfetta non esiste, non creiamoci stereotipi di questo tipo. Ma comunque posso dire, ragazzo o ragazza perfetta, per me esiste, ovvero chi è che ti mette nelle priorità, cioè prima di tutto, allora va bene per me, perché mi piace ricevere attenzioni, quindi diciamo che il ragazzo o la ragazza ideale sarebbe questo. Kimberly chiede, hai mai incontrato il tuo idolo? Mi saluti, ciao Kimberly. Allora, l'ho incontrato in un certo senso perché Katy Perry appunto è amica, li ho incontrati in concerto ma non li ho mai tipo abbracciati o... cioè magari... però sì, diciamo li ho visti in concerto. Ok. Silvana chiede, la tua più grande figura di merda? Allora, la mia più grande figura di merda... mi ricordo che c'è una mia amica che si chiama Graziella, eravamo in classe prima dell'ora di informatica e soltanto che in breve è passata mia madre e mi ha fatto cadere tutto il tavolo dietro, io ero tipo ah, ok, sono un fantasma verde. Allora, stavo dicendo, in pratica eravamo dietro, cioè eravamo prima dell'ora di informatica, quindi aspettavamo la professoressa, se c'era io e questa mia amica Graziella. Penso che questa mia amica Graziella è una fangirl di quelle scatenate, si legge il fanfiction. Allora dicevo, vabbè, ma le fanfiction che ti leggi tu sono scopano, poi si lasciano e si rimettono insieme. Scopano, poi si lasciano e si rimettono insieme. Scopano, poi si lasciano e si rimettono insieme. Io non avevo notato perché tipo Graziella diceva Filippo, Filippo. E io mentre parlavo dicevo sempre queste cose. C'era la professoressa di informatica che era tipo, vedendo Lillo cosa stai dicendo? E io appena ho visto tipo, oh professoressa no, mi scusi, sono i libri che si legge Graziella. E lei tipo, poi appena siamo scesi, vedendo Lillo, tu sei, non mi aspettavo che tu fossi una persona così. Io, tipo, comunque, Rachele chiede, quanti e quali cellulari hai avuto? Salutami, ciao Rachele. Allora, io ho avuto tanti telefoni nella mia piccola vita, ma perché li ho persi tutti, li ho rotti tutti. Allora, il primo che ho avuto è tipo il Nokia, quello che presenta tipo mattone, che ci può costruire i palazzi, le case, non crolla niente. Ecco, poi vabbè, tanti altri telefoni, sempre tutti, che niente, li ho persi così. E poi finalmente dopo 4 mesi di imprecare mia madre mi ha dato l'iPhone. Quindi se voi volete l'iPhone, imprecate 4 mesi vostra madre rompendole i coglioni. Consiglio da me. Giulia chiede, sei fidanzato? Salutami. Ciao Giulia, non sono fidanzato. Alice chiede, i tuoi capelli hanno un colore naturale? No. Perché questi sono tinti, questi invece è naturale. Lucy chiede, hai tatuaggi? Hai mai provato a farti biondo? Mi fai vedere le tue narici Tumblr? Salutami, ciao Lucy. Lucy sì. Non ho tatuaggi, non ho mai provato a farmi biondo. Però sono stato biondo, perché mi volevo bianco completo, però il parrucchiere ha sbagliato ed era tipo una specie di biondo arancio platino. Le narici non te le faccio vedere. Quindi niente. Asia, allora, come hai deciso di fare i capelli rossi? Mi saluti. Ho scritto, mamma i tuoi capelli, ciao Asia. Allora, non lo so, non mi piace, cioè non mi piace il mio colore naturale. Poi mi hanno detto che sto meglio con dei colori chiari sui capelli, anche se adesso non sono proprio chiari, però. Allora ho detto, ma sì, perché non ci facciamo il colore dei capelli? Quindi il primo è stato il blu, poi sono diventato verde, quello ho fatto biondo, appunto,
sbaglio, poi Rossi, eccetera, eccetera. Federica chiede, clicca riproduzione casuale e dici quella canzone cosa ti ricordi. Mi saluti, ciao Federica, bella idea per questo video. Oh. Sto accendendo adesso il programma. Allora, riproduzione casuale. Allora, questa canzone è If We Ever Meet Again, che è di Timbaland, sì, che ha fatto il featuring con Katy Perry. Questa canzone, non ho un vero e proprio ricordo di questa canzone, soltanto che mi piace davvero tanto, ha anche un significato che per me potrebbe appunto valere qualcosa, però non l'ho vissuta davvero questa canzone, quindi non ti so dire, però è una bella canzone. Prima la cantavano tipo cani e porci, adesso se n'è andata completamente. Giulia chiede, credi nell'amore a distanza? Allora, io sì, ci credo nell'amore a distanza, soltanto che l'esperienza mi ha fatto capire che comunque è meglio avere una relazione tête à tête, face to face. No, tête in francese, tête. Cioè, sì. Se l'amore è più grande la distanza si può fare, ma è sempre, cioè, quando tu hai bisogno di una persona, di quella persona è là, può servirti, invece quando si è a distanza no. Quindi si deve porre tutto sulla speranza, sulla fiducia. Quindi se non siete una persona del genere non potete farlo. Elena chiede, ha fatto male farsi il septum? Allora, io non voglio mettermi contro le persone che dicono oh ma io ho fatto il tatuaggio e non mi ha fatto male, cioè perché tu vorresti lamentarti per un septum. Allora, partiamo dal fatto che il dolore è soggettivo, è immischiato con l'ansia, che io sono una persona ansiosa quando si tratta non di farsi male ma quando si tratta di aghi, proprio ansia. Quindi sì, ho fatto male ma pochi secondi, quindi se tu lo vuoi fare fatelo, perché ne vale la pena. Gaia, che sport fai? Sto sul mio divano 24 ore su 24 perché mi piace. No. Angelica chiede, ami la tua città? Dove vorresti andare a vivere? Salutami se buono, ciao, ciao Angelica. Intanto grazie, ma non è vero. Io non amo la mia città perché, cioè, è una bella città per carità, ci sono anche belle persone, ma la maggior parte delle persone sono false e dicono cose non vere, quindi... Cioè, però è una città carina, carina, sex, bionda, bella, macra. Quindi, niente. Vabbè, l'ho detto prima, dove prendere a vivere. Aya chiede, quanti anni hai? Descriviti con 5 aggettivi. Sì, salutami. Ciao, Aya. Ho 14 anni e fra 9 giorni, 15, o fra 8, dipende quanto carica il video. 5 aggettivi. Impulsivo, emotivo, solare, stupido, e il quinto, se volete me lo scrivete voi sotto nei commenti perché non saprei cosa dire. Regina chiede, qual è l'oggetto che non potrei mai rinunciare? Intanto adoro il tuo nome, che mi piace perché io sono un fan accanito di Once Upon a Time, chiami come la regina cattiva, regina. No, davvero si chiama Regina, non perché è Regina cattiva, vabbè, insomma. L'oggetto a cui non potrei mai rinunciare è il telefono, ovviamente, perché, non lo so, ho una seria dipendenza dal telefono. Noemi chiede, inizia il video cantando, sorry, salutami. Ciao Noemi! No, non lo faccio. Ah, perché non siamo all'inizio del video. Ragazza mora o bionda, chiede Sabrina. Non è che cambia tanto, cioè il colore dei capelli alla fine. Sara chiede, cosa farei a Capodanno? Cosa ho fatto a Capodanno? Niente, sono stato con i parenti. Niente, tipo, Capodanno, io, Capodanno, sai che palle. Ariana chiede, una cosa che cerchi nelle persone? Una cosa che cerco nelle persone, l'ho detto sempre prima, perché la mia mente è sempre la stessa, ovvero la priorità, che quella persona ti metta sempre prima di tutto. Questo è...
Salma chiede: cosa ti è piaciuto in questo 2015 e non ti è piaciuto? Allora, questo 2015 è stato l'anno della svolta, perché io non ero così nel 2015, inizio 2015 non ero completamente così. Come vedete adesso è stato il cambio che c'è stato nel 2015. Cosa non mi è piaciuto invece, sotto l'aspetto negativo, è che questi cambi hanno portato anche grandi delusioni. Però se l'è di. Elisa chiede: pensi di rimanere in Italia o vuoi trasferirti all'estero? Sicuramente mi voglio trasferire all'estero, perché non perché ci sono più opportunità o cose varie, ma perché io voglio girare, mi piace girare i posti, quindi mi piace scoprire nuove cose. Quindi niente, sì, mi trasferirò all'estero. Stiamo arrivando alle ultime domande. Ginevra chiede: qual è la tua più grande passione? Mi saluti, ciao Ginevra. La mia più grande passione? Non lo so, ma credo fare video. Ma ancora devo scoprire se è veramente la mia passione più grande, sconfinata. Te lo saprò dire nei prossimi. Laura chiede: a quanti anni hai dato il primo bacio? Mi saluti, ciao Laura. A quanti anni? A 14. Sì. Quindi abbastanza old, abbastanza vecchio. Comunque le domande sono finite qua, grazie per avermele fatte, io ho risposto a quasi tutte perché anno nuovo, video nuovo, vita nuova, e quindi ho voluto un po', non so, farvi questo regalino. Grazie davvero per tutte le domande, grazie anche per il riscontro positivo. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like, iscrivetevi e noi ci rivediamo prestissimo nel prossimo video, spero. E niente. Ah, è una cosa.